Mamma mia, è finita una partita veramente faticosa anche per noi che la guardavamo, veramente faticosa, faticosa contro Modena, a cui faccio i complimenti perché ha fatto veramente una partita da squadra che è in un periodo ottimo, il Modena, che è in un periodo oggettivamente ottimo, di gran forma, e siamo riusciti comunque a trovare il pareggio adesso. All'83esimo, una roba così, con Bani che è riuscito a trovare finalmente il gol dopo che aveva fatto in questa stagione due gol in fuorigioco. Finalmente è riuscito a segnare con un bel gol al volo, su cross di coda. E poi niente, un primo tempo secondo me insufficiente, un secondo tempo che fino al 70esimo, fino a praticamente un po' dopo l'espulsione del Modena, è stato un secondo tempo anche un po' insufficiente. Poi il Genoa è venuto un po' fuori verso la fine, per fortuna l'ultimo quarto d'ora più recupero, e ha trovato prima il gol, poi con Aramu ci è andato vicino, Coda ha preso il palo invece poco prima del gol. Il Modena ci ha messo sicuramente in difficoltà, però sappiamo che Modena è in gran forma, quindi diciamo che loro meritavano che fosse qualcosa in più del pareggio, però noi abbiamo, non dico che abbiamo giocato bene, però per come abbiamo giocato l'ultimo quarto d'ora è giusto il pareggio, secondo me. Il Modena ha cercato di chiudersi, invece noi abbiamo attaccato un po' di più con Jagiello che è entrato, eravamo molto offensivi, poi mi spiace anche per Bocci perché è un terzino sinistro della primavera e la primavera perde un giocatore molto importante che è il capitano, fra l'altro. Quindi niente, Genoa-Modena 2-2, Modena-Geno 2-2 e niente, faccio complimenti comunque ai nostri tifosi che sono stati lì in circa 3.000. E niente, poteva andare peggio, poteva sicuramente andare meglio. Comunque, 2-2 contro un'ottima squadra. Però l'appuntamento contro la Spal, e allora lì sì che bisognerà vincere, perché siamo solo a più 3 dal Bari. Un saluto.